Ciao a tutti e bentornati al canale. È una cosa che mi avete chiesto in tanti e oggi ho deciso di soddisfare le vostre richieste, cioè andremo a fare un tour della baita. Ma prima di tutto vi chiedo un favore, cioè di iscrivervi al canale. Lasciate un commento, mettete un like, insomma cercate di contribuire in qualche modo alla crescita del canale. Ok, allora, quindi partiamo da fuori. Andiamo a fare un giretto assieme. Qui abbiamo il mio apiario con le mie apette. Qua invece c'è la cosiddetta outhouse, che non è nient'altro che un bagnetto esterno. Questa diciamo che è una delle ultime creazioni. Poi qua ci sono i miei alberi da frutto, la Shishinseki, l'Asemina triloba, l'Abetizio e il Cacchi Persimon o Cacomela. Sempre esternamente le staccionate che ho costruito recentemente insieme alla pergola esterna con una magnifica vista sulla Valle Anzasca. Adesso il tavolo è coperto. Qua ci sono le piante che ho piantato, che avrete visto in uno degli ultimi video, quindi uva americana e gelsomino qui. Poi qui abbiamo qualche esperimento, una pianta di mirtillo, lavanda, varie piante di salvia che so che prendono, mentuccia, un po' di legna. E qua sto lavorando per uno dei prossimi progetti, che per adesso è ancora in stato estremamente embrionale. Vorrei costruire una fontana o qualcosa di più carino. Qui abbiamo la gradinata che avevo fatto io, gradinata sempre in tronchi di castagno, e questo piano l'ho creato io, prima non esisteva. Anche qua c'è la legnaia. Magari vi metto qua sopra il link dei vari video in cui ho costruito determinate cose, così potrete vedere la costruzione di questi piccoli manufatti, definiamoli così. Questa per l'appunto è la legnaia. Un piccolo armadio per mettere dentro qualcosa. Proseguiamo a fare un giro perimetrale. Qui c'è un bel pezzo di prato che tra un po' si ricoprirà completamente di felci. E questa è la mia baita. Qui abbiamo ormai deposito di legname, dove metto un pochino a stagionare la legna, il caminetto, la tettoia che purtroppo si è sverniciata perché aveva uno strato di catramina difficile da far andare via. Ci lavorerò su prossimamente, nei prossimi anni, non proprio prossimamente. Lì c'è il pannello solare, quello, il primo pannello solare che ho installato, che è esposto a sud-ovest, mentre qua davanti abbiamo un nuovo pannello che è esposto a sud-est. Ok, andiamo dentro. E qui c'è la fontanella che ho fatto io. Ok, spero che si veda abbastanza bene. Questo ormai è un locale deposito. Ho perlinato, ho sistemato un po'. Un po' di lavoro per alla fine poi adibirlo a deposito. Quando ho iniziato i lavori qua in baita, praticamente questa è la prima stanzetta che ho utilizzato, proprio perché c'era il caminetto. Quando non c'era ancora la stufa, pensate che questo era l'unico locale dove potevo stare un pochino al caldo, quindi
proprio le primissime giornate le passavo qui, mi scaldavo e intanto lavoravo. Ora è praticamente sì, un deposito. Comunque resta sempre carino. Qui una volta c'era tutto una collinetta che arrivava fino giù, non c'era nulla. Questa è quella che un tempo era la stalla con le due mangiatoie. E questo è un locale dove ho fatto veramente moltissimo lavoro. A partire dalla finestra, la scala, la costruzione del tavolo, la copertura della mangiatoia, l'abbattimento della mangiatoia che avete visto in questo video. E adesso ho portato qua la credenza, un'altra credenza, ho messo questa mensolina qua sopra. È ancora tutto molto work in progress, chiaramente. Le idee sono tante, il tempo poco. Comunque, sicuramente questo locale qua diventerà sempre molto più carino. È un locale a cui sto dedicando veramente molto tempo e secondo me è il locale con un grande potenziale. Qua, se vogliamo bere una birra, c'è anche il frigorifero, piccolo frigoriferino a compressore silenzioso. Qua c'è il pannello che vi avevo fatto vedere nel video dell'impianto elettrico con il nuovo regolatore di tensione MPPT, mi pare. Sì, MPPT, esatto. Quindi questo qui, anche seguendo i consigli di alcuni di voi, ho cambiato, sono passato a questo genere di pannello che dovrebbe essere più performante anche nelle giornate come questa, quindi nuvolose. Effettivamente ha una resa maggiore perché riesce a recuperare carica anche queste giornate un po' così. Questa è la scaletta che ho costruito proprio agli inizi. È tutta un po' storta perché è stata fatta a mano libera. Comunque è ancora funzionale. Prima o poi verrà rifatta con criterio, verrà fatta bene. La botola è stata aperta, non c'era. E questo è la stanza sopra, che è stato forse il primo locale che ho risistemato, con le perline, l'isolamento dietro, e quindi mi serviva il posto per dormire, quindi qua è stato il primo obiettivo, la prima cosa da portare a casa è stata sistemare qua sopra. La vista è spettacolare, guardate che meraviglia, poi adesso che è tutto verde. È uno spettacolo, svegliarsi con questa vista è uno spettacolo. Nel giro di qualche anno si spera che le piante copriranno tutta la pergola. E niente. Questa, ragazzi, è la mia baita. Piccolina, funzionale. Mi avete chiesto questo video. Spero che vi sia piaciuto. Probabilmente vi faremo anche qualche altro video, qualche altro giro assieme. Comunque, voi continuate a seguirmi e insomma, di idee ce ne sono parecchie, quindi non posso garantirvi un video a settimana, ma farò il possibile, insomma. Bene, ragazzi, per questo video è tutto. Vi ringrazio. Vi ricordo ancora di iscrivervi e ci vediamo prossimamente con un nuovo video qui in baita, in giro, trekking, montagna, non si sa, si vedrà. Ciao a tutti!